Per fare le ciambelle di Dorgali ci vorranno 500 g di farina 00, 180 g di zucchero semolato, mezza bustina di lievito per dolci, una bustina di vanillina. La punta di un cucchiaino di ammoniaca per dolci. La scorza di un limone. E la scorza di un'arancia. 2 uova intere. Più 2 tuorli. Non dimenticatevi un cucchiaio di fileverro, in alternativa grappa. 180 g di strutto, in alternativa potete usare o burro o margarina. Amalgamate bene tutto, prima con un cucchiaio. Poi con le mani. Una volta che la frolla si sarà compattata, svuotatela dalla ciotola e mettetela sul tavolo. Lavoratela ancora qualche minuto, fino a che si formerà una palla. Chiudete con la pellicola e lasciate riposare la pasta frolla in frigo per 30 minuti. Con l'aiuto di un mattarello, stendete la pasta frolla. Dovrete essere spessa circa 1 cm. Con degli appositi stampini formate i biscotti. Al centro di ogni biscotto mettete un po' di marmellata. Prendete una piccola porzione di pasta frolla e formate dei filoncini sottili. Poi fate una spirale tutto attorno alla marmellata. Spennellate le ciambelle con un po' di tuorlo e latte. Ora mettete in forno a 180 gradi. Dovranno cuocere per circa 10-12 minuti. Le ciambelle sono pronte.